mondo cambia e lo fa sempre più velocemente. Il 2020 è stato l'emblema di come in poco tempo le nostre vite si siano trasformate in modo drastico, ma ha anche dimostrato la nostra capacità di adattamento. Nei prossimi anni, governi, aziende e individui dovranno affrontare importanti sfide legate a grandi fenomeni, come ad esempio lo sviluppo demografico. Entro il 2050 la popolazione mondiale dovrebbe aumentare di 2 miliardi di persone. Questi cambiamenti rappresentano sfide, ma anche opportunità. E il modo in cui reagiremo determinerà non solo il nostro futuro, ma anche quello delle prossime generazioni. Queste potenti forze di cambiamento economico, sociale, demografico e tecnologico si chiamano megatrend, fenomeni in grado di impattare in modo strutturale sulle nostre abitudini di vita. Ma come vengono individuati? A differenza di quelle che sono solamente mode passeggere o dei semplici trend, i megatrend si distinguono per due caratteristiche fondamentali. Dispiegano i loro effetti su un orizzonte temporale di lungo termine, superiore ai 15 anni, e hanno la capacità di stravolgere letteralmente gli assetti socio-economici del mondo in cui viviamo. Si tratta di fenomeni ineluttabili, la cui realizzazione è certa e indipendente dal ciclo economico. Analizzare e comprendere i megatrend è un'attività complessa. A partire dagli anni 90, in PICTE, collaboriamo con esperti e accademici che hanno sviluppato una profonda conoscenza di queste tendenze strutturali. Con l'aiuto di consulenti esterni, tra cui i futurologi del Copenhagen Institute for Future Studies, abbiamo individuato 14 megatrend, tra cui l'attenzione alla sostenibilità, lo sviluppo tecnologico, il focus sulla salute o la digitalizzazione. Sono fenomeni spesso evidenti. Prendiamo ad esempio l'urbanizzazione. Oggi, circa il 55% della popolazione mondiale vive in città, ma si prevede che entro il 2050 il livello di urbanizzazione possa raggiungere quasi il 70%. Facendo luce sulle dinamiche dei megatrend, è possibile capire come queste tendenze influenzino le prospettive dei settori in cui investiamo. Studiare i megatrend ci permette di identificare le aziende più innovative, cioè quelle che prima delle altre hanno compreso questi fenomeni di lungo periodo e adattato di conseguenza la loro offerta di prodotti e servizi. Si tratta delle società meglio posizionate per beneficiare dei grandi cambiamenti socio-economici in atto. In sostanza, l'analisi dei megatrend consente di anticipare il mercato e individuare le aziende vincitrici di domani.